Salve a tutti ragazzi, bentornati da PayJumper08 in questo nuovo episodio di Batman Arkham City. L'ultima volta abbiamo battuto due facce e incontrato uno sconosciuto che secondo me è Azrael, ragazzi. Questo è proprio il punto in cui ci siamo salutati, è il momento in cui ci siamo salutati l'ultima puntata. Dei nostri, giusto? L'ho visto, è spuntato fuori dal nulla e ha eliminato tutti nel tribunale. Almeno l'amicetta è sistemata. No, l'ha salvata e ha sistemato il boss. E adesso Batman e Catwoman sono liberi. Due facce legato come un salame e noi siamo bloccati qui al cielo. Già. Bloccati lì al cielo. Forse siamo dalla parte sbagliata. Batman voleva soltanto salvare Catwoman. Ha lasciato il boss nel tribunale a tramare vendetta. Perché mai salverebbe Catwoman? È una ladra come lui, no? Di sicuro è più bella di te. E chissà se è una di noi. Idioti questi, ragazzi, davvero idioti. Ma certo che davvero sì. Idioti. Siamo 20 sotto zero e Harley ci ha lasciati qui fuori a crepare di freddo. Quell'impazzo. C'è anche Harley qui. Scommetto che là dentro fa un bel calduccio. Rilassati, amico, stavo solo chiedendo. Chi era quella tipa? Quella che trascinavano via? Non ne ho idea. Sarà una di... Trascinavano via qualcuno, allora. Ok, il rampino si fa così come Arcanale. E Arkham Origins, ragazzi, è praticamente uguale ad Arkham Origins, però non è un cavolo. Peccato è che Arkham Origins non l'hanno fatto per PS4. Forse lo faranno. Sono alla chiesa. Pare che Harley Quinn sia all'interno. Quell'orribile donna le tende sicuramente una trappola. Tranquillo, Alfred. Quinn non è proprio un genio. Me la caverò. Abbiamo fregata più e più volte al manicomio, perciò ragazzi. Ho cambiato pure costume qui. Quasi uguale a Arkham Knight, però. Ce l'abbiamo fregato un miliardo di volte. Mi sa che è ovvio che non è un genio. Oh, ma sei pazza. Lascia andare la signorina, Batman. O questa gente si becca un proiettile. Ti consiglio di fare come dice. Sarebbe un peccato sporcare di sangue al mio bel complottino nuovo. Che ne dici, Batman? Ti piace? Che domanda. A te, oh. Certo che sì. A chi non piacerebbe? A me no. Comunque ecco la situazione. Joker adesso non è davvero in vena di visite. No. Non fa proprio favore. Certo, poco fa andava meglio, ma... Non volevo dire quello. Non sta bene! E quella cretina della dottoressa non ha migliorato le cose! Beh, non le hai migliorate tu, le hai buttate giù. Sono più svegli di lei. Non penso sia così. Ora devo andare, ragazzi! Se fa qualcosa di strano, uccidetelo! Attaccare direttamente a criminali armati è un suicidio. Meglio sparire ed eliminarli uno ad uno in silenzio. Non ti muovere, Batman! Resta dove sei e andrà tutto bene. È scomparso! Svanito nel... Non sanno dove mi trovo. Bene, continuiamo così. Si prenderà! Devo perlustrare la stanza, preparare una tattica. Quattro criminali armati e due ostaggi. Sarà uno scherzo. Dobbiamo andarcene da qui! Si prenderà! Batman! Mi senti? Ha un ostaggio. Se provi a posso prenderci, planare sulle impalcature sopra di lui senza farmi vedere ed eliminarlo da lì. Non voglio morire qui! Siamo al sicuro. Se riesco a superare quei due senza essere visto, posso eliminarli con una sola mossa. Fare da qualsiasi parte! Stai calmo! Andrà tutto bene. Resta qui e non fare rumore. Questa! La stanza è sicura. Ora siete in salvo. Grazie al cielo. Grazie per l'aiuto, Batman. E questo detenuto? Non è un detenuto, è un medico. È stato attaccato? No, è una tragedia.
Si è trasferito qui, ma credo che sia stato troppo per lui. Non ci siamo accorti che stava cedendo. Lui... avremmo dovuto notarlo. Notare cosa? Rubava medicinali, per lo più anestetici. Li ha usati quando... quando si è tagliato via la faccia. L'ho trovato io. Era seduto in un angolo, senza faccia. Rideva. L'ho bendato e... gli ho dato un sedativo. Chissà cosa c'è nel contenitore che aveva con sé. Non siamo riusciti ad aprirlo. Non sapevo molto di lui. Era silenzioso, solito. Rendiamo sicuro questo posto. Che il personale medico controlli se qualcosa manca dalle scorte. Non può cercarla nessuno. Se non l'aveste notato, Batman ci ha appena salvato il culo. Se qualcuno può trovarla, quello è lui. Va bene, avete capito tutti? Proteggete i feriti e cacciate i criminali. Siamo una squadra e dobbiamo restarlo. Ecco il fucile. Pare che Joker lo controllasse a distanza. Io ho notato più che altro gli schermi, i televisori su costumi. Ma guarda chi c'è. Non ti vedo da... quanto è passato? Vediamo. C'era un manicomio, qualche mostro e... mi hai lasciato là a morire. Non ricordi un modo diverso, ma chi se ne importa? Adesso devi pensare solo alle bombe. Forza, forza, il tempo scorre. Alfred, ho isolato il segnale usato per telecomandare il fucile da cecchino. C'è Joker dietro a tutto questo. C'erano forse dei dubbi? Il segnale radio mi condurrà dritto. Buona fortuna, sir. Maledizione, una telecamera distrutta nel settore 3. Ah, sono delle Tiger, qua. Ah, ecco. Oh, è gigante. Vabbè, più piccolo di quelli Arkham Knight. Però è più unità grande. Aerea Tiger 5 a comando. Avvistato un razzo di segnalazione su un... Spero che Strange sia al cantuccio in cima alla sua torre. Dove vedremo che tipo è. Dobbiamo fare in modo che tutto vada liscio. Sì. Nessun problema. Voglio dare una lezione a quelli del clown. Anch'io. Ah, ecco le lotte tra bande, ragazzi. Se vengono qui, spezzo a tutti le gambe. Quei falliti avranno una bella sorpresa. Se uno di voi non protegge questo posto come si deve, mi assicurerò personalmente. Sì, ma questo elicottero mi rompe le scatole. Cioè, il cavaliere oscuro è seguito da un fa. Forte e chiaro. È Batman! E tanti auguri, ci sta un elicottero da là. Ma è tornato. Si godono lo show, ragazzi, si godono lo show. Nessun contatto visivo su Batman. No, no. Eppure mi lancio quel maledetto faro addosso.
passoidi a terra. Allora, ma vedi, oh. Oh, è Bane! Oddio mio, raga. Sorpreso di vedermi, Batman? Un po'. L'ultima volta che ti ho visto eri aggrappato al cofano sorpreso. Della mia auto. Sapevi che non mi avrebbe ucciso. Ma non era importava. Il mio obiettivo. Non ho voglia di combattere. Che stai facendo qui? La formula Titan del dottor Yang. Il pagliaccio ne ha trafugato un po' da Arkham prima che tu lo fermassi. Dottoressa Yang. Joker ne ha ancora molto. Troppo. Per questo sono qui. Non lascerò che lo schifo di questa città abusi del Titan. Yang mi ha usato per crearlo. Ed è mio dovere distruggere quello che resta. Ti aiuterò, ma stammi bene a sentire. Se provi a fare scherzi, sei finito. Troviamo i contenitori di Titan e li distruggiamo. Affare fatto. Certo. Cioè, io non mi fido. Ciascun contenitore ha un radiofaro incorporato. In città ne sono rimasti 12. Ne troviamo 6 a testa e ci rivediamo qui. Sei a testa? Ho capito, ma sei un gigantone. Okay. Ma ricorda che non è proprio giornata per mentire. Capito? Ho capito, ma sei un gigantone. Puoi distruggere tutti tu. Ecco i contenitori. Sembra una missione secondaria. Certo, un bel profilo a Bane. Beh, ragazzi, noi vediamo un po' l'addestramento RA. Che può essere qualunque cosa, ragazzi. Perché Arkham. Arkham Knight. Tra l'altro voglio vedere anche un pochino come funziona il nuovo sequenziatore. State per muovere i primi incerti passi verso un mondo migliore, un mondo di divertimento e malefatte, e soprattutto un mondo in cui dovrete rendere conto solo al sottoscritto. Ok, ragazzi, no, io voglio vedere meglio cos'è. Queste sono quelle cosine verdi, ragazzi. Sono trasmissioni. Sì, sono trasmissioni, ragazzi. Però non dicono un cavolo. Vabbè, ragazzi. Vediamo un po' come questo addestramento. Sono da matti. Dovranno darci da mangiare, no? Probabilmente no. Che si fa oggi? Hanno detto di sparare a qualunque. È Batman! Meno male che non eri armato, perché sennò. Oggi gli spariamo. Addestramento reale. Ah, planaggio! Vabbè, planaggio, sempre. Sì, ma a volte Joker prende davvero tutti. Così no, vabbè, raga, non devo fare le mie minchia, devo fare tutto. Addestramento realtà aumentata a vabbè, raga, quello era facile. Così che faccio minchiato. Palloncini si distruggono. Cazzo, che freddo! Sì. Dillo a me, ma tu te lo ricordi un inverno così freddo? Voglio dire quando eri bambino. Addestramento realtà aumentata attivata. Ma che gli importa, sinceramente? Vabbè, raga. Sono criminale. Scommetto che ha congelato la sua tipa. Dopotutto ti sembra a posto quella. Qua dentro. Sono tutte. Addestramento realtà aumentata completato. Vabbè, ragazzi, continuiamo a fare gli addestramenti in realtà, vediamo se ricaviamo qualcosa. Addestramento realtà aumentata, pronto. Addestramento realtà aumentata attivato. Ma guardate la almeno sapete guardare la mia stanza. E io la torno posso. Addestramento realtà aumentata completata. Allora io. Addestramento realtà aumentata pronto. Mostra l'inferno in terra. Addestramento realtà aumentata attivato. Ok,
frammento realtà aumentata completato. Addestramento realtà aumentata pronto. Tutto in rovina. Non c'è da mangiare. Tutti sono ai ferri corti. Le stringe blatera, ma non fa nulla. Addestramento realtà aumentata. Blatera, secondo me farà qualcosa, Stan. Stringe, oh, io non so parlare la mattina. Questo video lo sto facendo di mattina, non so quando lo vedrete. Più freddo che in un freezer. Se a te fa più freddo, mettete uno stupido cappotto. Addestramento realtà aumentata completato. Cosa stiamo chiedendo? Vedo che ha richiamato il Batwings. Ho dimenticato qualcosa. No, aspetta, Alfred. Finiamoci di potenziare questa corazza. No, Alfred. Mi servirà il potenziamento rampino. E vai, raga. Ma il signor Fox ha detto che è ancora un prototipo e non è pronto per l'uso sul campo. E ho capito, sono ma abbastanza signor Fox... Sono pronto. Dov'è? Potenziamento rampino sì, ragazzi, qui è c'è un sacco di cose. Alla Joker Enterprises non prende i migliori. Sì, a Joker Enterprises. Prendiamo il potenziamento rampino, ragazzi, e continuiamo con la storia. Sì, lo so, ragazzi, sto facendo un sacco di missioni secondarie in una cosa che devo fare nella storia. Per niente. Datevi una mossa. Perché? Joker vuole del cibo. Dai, amico, sto morendo di fame. Altri due minuti, ok? Non ci credo. Fate voi. Ma Joker e Harley quella schifezza non la mangiano. Ma al diavolo. Dovrebbero mangiare pure i loro panini. Quelli che sono. Ok, ragazzi, mi sembra abbastanza... fluido, perfetto. Tra l'altro sei innovativissimo questo gioco. Aver visto Bane qui da qualche parte. Oh, ma le voci girano in un secondo. Che ci fa Batman qui? Sì, come mi hai visto? Come mi hai visto? Come cavolo mi hai visto? Che cavolo, ti vorrei buttare giù, ma Batman non uccide, ragazzi. Di mandarci cappotti e roba così. Ci geniamo le chiappe qua sotto. Lei è tornata? Sì, da un po'. Sbraitava per una certa dottoressa da portare assolutamente da Joker. Ah sì? Già. Qui un Joker è malato, malato. È andata fuori da un camion dei giorni. Due. Quei due. Estremamente arreami, se li abbiamo infatti già troppi. No. Beh, non credo. È un cambiamento. Ascoltate, razza di scena. Razza di scena. Alfred, devo trovare un altro accesso per l'acciaieria Sionis. Ha provato la porta principale? Sono quelli lì. Perché non ci ho pensato? Troppo ovvio e semplice. Vediamo, se tutti gli altri ingressi sono sbarrati, l'unico modo sarebbe... no, è un suicidio. La ciminiera principale? Ok. Non riuscirò a sfuggirmi. Che figata, ragazzi, che figata. Figo. Ma che ci fa un figo? Ah, buona, ragazzi, ci ha salvato la vita. Ok, allora già. Qui c'è fuoco, ragazzi, mi pare che questo. Ah! Ah, è tutta. Io penso che era la fuori, sinceramente, con l'acqua qui è impossibile che affredda. Come fa quel mantello? Non va bene. Noi siamo pazzi. A parte che siamo miliardari, potevamo comprarci qualunque cosa.
cos'è? Ah, è esclusivo? Ok. Oh! Oh! Accovaccio, devo sapere bene. Qui dentro c'è qualcosa, ragazzi? Io non mi faccio sfuggire niente oggi. Niente. No, qui non possiamo farlo a meno che non abbiamo... Sì, Joker lo fa apposta. Si finge malato e poi va tutti fregati. Non saprei, amico. Vi ho promesso del divertimento, no, ragazzi? Ti prego, ci ho provato. Ciarlatana ha fregato Joker. E sapete cosa può dire? La fornace è diventata troppo instabile e ha fatto crollare il tunnel. Dove? Ah, sì. Oh, 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 oh. Una partita di calcio. Oh. Voi altri ghiotti, andatevene da qui. Sapete cosa dovete fare? Prendete quell'omino di neve e portatelo qui subito. Pagherà per aver ingannato Joker. Lo voglio qui e lo voglio subito, adesso, ieri. Perché vuole Freeze? Non lo capisco. Ragazzi, cercheremo di approfondire un po'. Comunque, chi non lo sapesse, io vi farò il vero degli approfondimenti comunque, ragazzi, dei personaggi. Di chi stava parlando, Harley? Pare che abbia dichiarato guerra a Freeze. Già, sembrava incavolata. Sembrava incavolata, no? Ma guarda un po' che non è finito a pezzettini nella bella tranquillina di Joker. Non lasciatelo scappare di nuovo, ragazzi! Ho capito. Vabbè, ci uccidiamo questo. Mi facciamo un batter d'occhio. Sì, ragazzi, mi spiace che sto bloccando l'immagine delle combo. Ma non è completamente importante. Che fai tu qui? Dovresti essere già morto! Sento che Harley Quinn non lo farà davvero male. A raggiungere Mr. J? Quassù siamo perfettamente al sicuro. Per me puoi restare laggiù e bruciare. Oh. Sai una cosa, eh? Non lo faremo. Allora. Alfred, Joker è nell'ufficio del direttore dell'acciaieria, ma non ho modo di raggiungerlo. Confido non lo sarà lungo, sir. Ovviamente. Alcuni tirapiedi hanno trascinato via una dottoressa. Sistemerò Joker dopo averla trovata. Spero che non c'è di mezzo Sionis, ragazzi. Maschera nera è... perfida. Quelli sorveglieranno l'ingresso. Quindi dobbiamo andare. Cioè, ragazzi, ci sono i passaggi segreti nel loro territorio che nemmeno sanno che hanno. Non parlo bene, ragazzi. Certo, ragazzi, doveva essere qualcuno alla finestra, ma però non c'è. Non l'avevo no. Chiudete per benino quella diavolo di porta, ragazzi. Abbiamo non preso la dottoressa. Almeno non possono entrare. Siamo al sicuro, vero? Assolutamente no!
Ma sei pazza? Come aspetta, vuol dire che... Che diavolo stai facendo? Una domanda pure io. Devo uscire da qui. Qualcuno deve fermare Joker. Ma no, resta qui. Sarai al sicuro. Davvero? Oh ragazzi, sto tagliando troppo, mi dispiace. Siamo usciti. Cavolo, sto provando il mio nuovo coso. Mi sa che ho pure distrutto. Niente, andiamo a fermare Joker. Si possono distruggere quelle cose di Harley, ragazzi. Di scatole. Oh, potenziamento. Possiamo... Ah. Ok, questa dovrebbe essere l'ultima di questa base. Vediamo un po'. Quello è un generatore, giusto? Cosa controlla? Come sei uscito dalla camera di fusione, Batman? Come... Troppo lento, pipistrellaccio! Ciao. Come parla Joker, ragazzi? Ma sei matto, Batman! Entri in casa di Joker e fai tutto a pezzi! Tu lo sai che sta male! Sì, ragazzi, mi piace. Sto giocando con questo qua. Questo. Oh. Oggi non me deve sfuggire uno. Boh, ce ne sono altri qua giù, non mi sfuggiranno. Allora andiamo da Joker. Oh! Ma dai! Sorpresa, Batman! Ecco Mister Mortello! Ti insegnerà le buone maniere! Non muoverti mentre ti sotterro la porta. Abramovic! Si chiama Abramovic, ragazzi. Ma con la scossa elettrica! Stanotte stessa, va. Abramovic. Non c'è mia Abramovic. No! E sei senza un braccio. Vabbè. Oh, è morto! Perché? Cioè, già secondo me è già morto, non penso. Tu! Sparisci dalla mia vista, Quinn. Lasciaci in pace, Batman! Lasciami qui con lui. Ho detto levati. No. Voglio che avrebbe se è morto. È colpa tua. L'hai seguito per anni. Si è morto, dice è morto. Per cosa? Perché sei così cattivo? Sorpresa. Ah, vabbè, raga, Joker è davvero stupido. Sei cascato nel vecchio trucco del falso Joker, Batman. Ho capito però che vuol dire la battuta. Vabbè ragazzi, siamo fatti fregare. Pare che il detective sarà occupato con Joker per un po'. Ah, mancavo da qua. Così l'amicina ha tempo di giocare. E ora aiuto il bel tenebroso pensoso, oppure intasco il bottino che Strange tiene in quella sua cassaforte. Scelta difficile, vero? Ma tu sceglierai di rubare. Vediamo un po'. Trovo Croc e gli faccio squarciare la cassaforte. Meglio chiedo qualche esplosivo al pinguino? Eh? No, non è da me.
In questi casi preferisco un tocco femminile. Ivy! Dove sei, Ivy? Vengo a trovarti. Oh cacchio, ragazzi! Devo prendere le attrezzature dal nascondiglio. Non posso affrontare Ivy senza attrezzature. Sarei come nuda. Va bene, allora. Dov'è il nascondiglio? Ma Ivy non è cambiata affatto, ragazzi. Questo è il tempo. Non sono sicuro. Per l'amor di Dio. Ne abbiamo già parlato. Troviamo Bruce Wayne, lo facciamo nero e lo portiamo dal pinguino. E poi il pinguino ci ammazza. Ho capito, ma Bruce Wayne. Prendiamo quello che vuole, ci prendiamo la ricompensa. Tutti felici. Se la ricompensa fosse un proiettile in mezzo agli occhi, o peggio. Hai sentito le voci? È un mostro. Pare che abbia puntato la visione in una vasca. Voi ragazzi, questi parlano, chiacchierano. Non intendo. Andiamo avanti. Basta che non ci vedano. Perché già mi faccio vedere troppo combattere. Ma come facciamo a scoprire dove vive? E chi ha la terra? Faccia dice che abita da queste parti. Guarda, ci sei seduto sopra. Che vuoi che... Catuamene qui! Ci sei seduto sopra! Ti dici che cos'è? Oh, non si dice. Certo che sei un idiota. Nascondiglio qual è quello? È bello essere a casa. È bello. Per loro no, perché io c'erano sopra. I chiodi, ok. Le bolle sui bar. Ok, Selina, è ora di trovare Andy. Spero che mi abbia perdonato. Ma certo che sì. Non mi terrebbe mai il muso. È bella la casa. Timoratamente per questa città di schifo. Non penso che ti abbia perdonato, eh? Vabbè, andiamo a scoprire. Secondo me no. Allora, Ivy. Ma che cavolo sto a dire? Ci vado ad incastrare in questa città che non è nemmeno fatta bene. Queste mura qui, ragazzi, un po'. Il cibo qui dentro fa schifo. Non mi stupisce che alcuni di quei pazzoidi si siano messi a mangiare uomini. Arkham City è un centro correzionale a pari opportunità. I cosiddetti super criminali non riceveranno alcun trattamento speciale. Che peccato. È qui! Vieni. Catwoman! Non hai nessuna speranza contro di noi! Senta, vedi. Ragazzi, non ho ancora preso la combo per 5, perciò... Cioè che andrà avanti così per tutto il gioco, ma non fa un cavolo. Beh, un po' di speranza ce l'avevate. Sinceramente no. Allora. Quello sai, vi? Abusi, era che c'è una piana gigante. Che buca. E voi la confermi. Vediamo un po' cosa abbiamo qui. Strane piante fuori stagione, ok. Scagnozzi zombie ipnotizzati, ok. Un certo vago odore di zucca marcia, ok. Deve essere proprio l'entrata della tana di Ivy. Va bene, ragazzi. Mi preoccupa sinceramente venire qui. Perché Ivy ci ha fatto mezzi neri. Ma chi se ne frega. Io salirei a fare il capo. Non voglio fare allarme. Se quello non sta fermo. Cosa? Vabbè, abbiamo fatto un cavolo. Pure buttati in acqua. Pure i gatti non sanno nuotare. Il
muro di cinta è fuori portata per tutti gli ospiti di Arkham City. No, ma non è una grande... c'è pure scritto. Oh, qui c'è scritto tutto. Ehi, qui! Oh, ragazzi, morirò? Perché ci sono tre uomini, non due, ma tre. Allora. Dannazione, l'ho persa, è svanita! Tu che non ti fai mai vivo, allora. Quante volte? Raga, non so. Cosa fa? Quelli stanno lì. Cioè, quelli stanno sorvegliati. Cioè, quello va lì, quello va lì, quello poi si gira e mi ammazza. Non lo so. Questa è l'esperativa. Vabbè, ragazzi, questi ripetono gli errori. Cosa? Cosa niente, ciao. Non mi vedere. Bravo. Bravo. Sì, io voglio andare dall'altro lato. Qui il capo dall'angolo non è che non voglio capo. Faccio troppe riflessioni. Vabbè, ragazzi, penso che l'entrata sia questa. Ma è chi è la terra? Hanno fatto pure così Catwoman. Non fa niente. Non abbiamo visto come finisce con Catwoman e l'enigmista. E là, Ivy, saresti dovuta venire. Oh, dai. Non vorrai davvero tenermi il broncio per sempre per quell'incidente? Li hai uccisi tutti! Ah, erano solo fiori, Ivy. Te ne comprerò di nuovi. Conosco un posticino. E dai, Rossa. Non possiamo... Oh, ma per l'amor del... Oddio. Ehi, Tammy, senti un po'. Bene. Se vuoi un ragazzo, prova a uscire con qualcuno. Dai. La voglio ammazzare. Potevi farmi ammazzare? Entreranno nel tuo flusso sanguigno. Le spore cresceranno e si sostituiranno al sangue. Quando avrò finito, la tua carne sarà una corteccia. Hai finito, Rossa? Severante, devo concederglielo. Davvero? Aspetta. Forse è meglio... O che sono gli enigmi? Ah, qui c'è Catwoman. Va bene, facciamo anche lei la corazza basilica. Spero di poter battere madre natura. Tu non sei madre natura. Oh, ma qua sono delle piante. La buquella mi vuole proprio ammazzare. Quelli sui tiger, i tiger. Beh, possiamo parlare. Senti, Rossa, mi serve il tuo aiuto. Mai. C'è anche un piccolo pezzettino del sottoscritto, Batman. Ci ha iniettato il sangue, ci ha iniettato il suo sangue. Non mi dire che non è quello che hai sempre voluto. Il sangue sta male, lui sta morendo, ragazzi. Senti, ci rimane poco tempo e mi serve il tuo aiuto. Anche ero no, così vicino alla cura, proprio vicino, ma loro me l'hanno portata via. Ma loro chi? Allora moriamo entrambi, a me sta bene. Davvero? A me no. Immagina,
Gotham. Tirerai l'ultimo respiro sapendo che anche Gotham è finita. Di che stai parlando? Oh, non te l'avevo detto? Sono settimane che spedisco sacche del mio sangue in tutti gli ospedali di questa città. E questo è il protocollo 10. Gotham avvelenata. Puoi fare di meglio. Protocollo 10? Non l'ho mai sentito. Vabbè, ciao. Reggiti forte. Sentiamo! Beh, giocherà. Però ho notato che il suo abito non era così colorato, Caricamento 3 ore e mezza. Un cellulare. No, ci ha attaccato il cellulare. Sto ascoltando. Forse qualcuno si sente male? Che cosa vuoi? Su, Batman, tranquillo, non ti ucciderà. Ops. Dov'è la cura? Chi ce l'ha? Il nostro gelido amico Mr. Freeze ci stava lavorando, ma poi non l'ho più visto. Lo troverò. Scommetto? Stai zitto, non mi importa che cosa vuoi. Perché abbiamo preso la scheda? Alfred, Joker mi ha avvelenato. Potrebbe averlo fatto anche a tutta Gotham. Mr. Freeze ha l'unica cura. Cosa aspettiamo allora? E ad Arkham City? Lo trovi? Forse è così semplice. Sarà in un posto freddo. Victor deve tenere la temperatura corporea sotto zero per sopravvivere. Non vorrei preoccuparla, ma siamo nel mezzo dell'inverno. Ho notato. Ho calibrato il cappuccio sui profili termici. Troverò il punto più freddo di Gotham City. Devo dare più trazione per potenziare il rampino. Il laboratorio è da questa parte. Sto chiaramente andando verso il punto più freddo. Non posso credere di non averci pensato prima. Qualcuno può aiutarmi, per favore? Una linea diretta con il mio super amicone. Pensa a poterti chiamare ogni volta che ti annoio. Il nostro rapporto sta veramente crescendo. Presto cominceremo a scambiarci email e organizzare cenette romantiche. No, ragazzi, no. Da qualche parte c'è una stanza dove Strange ha accumulato tutto il bottino che ha fregato a noi. Batman, ti prego, aiutami!